dammi un po' d'acqua da bere. Prende spunto dal passo evangelico che propone l'incontro di Cristo con la donna samaritana come icona dell'amore che abbatte ogni separazione dovuta a fattori confessionali, etnici o culturali, la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani di quest'anno che si conclude nella Basilica di San Paolo fuori le mura. Il sussidio e i materiali sono stati preparati in Brasile, paese in cui si diffondono i movimenti pentecostali, ma anche i problemi di giustizia sociale, ad esempio per una equa distribuzione dei beni come l'acqua. Il presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, il cardinale Kurt Koch. Penso che l'acqua è molto importante in questo paese. È l'immagine della sorgente che è comune a tutti che vogliono bere un po' di acqua e soprattutto nell'incontro tra Gesù e la donna di Samaritana, e questo grande evento, l'acqua che dà la vita eterna. È molto importante che Gesù fa un incontro con questa donna, che vuol dire il dialogo è l'elemento fondamentale per tutti gli incontri e questo vale anche per il dialogo ecumenico. Secondo l'insegnamento del Concilio Vaticano II, la preghiera per l'unità dei cristiani è alla base di tutto il movimento ecumenico guidato dallo Spirito Santo. Al momento sono in corso 15 differenti dialoghi con le chiese ortodosse orientali e con tutte le chiese e comunità ecclesiali nate dalla Riforma. Dobbiamo distinguere tra il dialogo della carità. Questo ha fatto molto buono il Santo Padre con tutti gli incontri con il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli. Il dialogo teologico facciamo con tutte le chiese ortodosse nella Commissione Internazionale Mista. Sono presenti 14 differenti chiese orientali e questa non è più facile perché sono molte tensioni anche tra gli ortodossi. E io spero che il Sinodo Panortodosso che avrà luogo 2016 può aiutare di ritrovare un po' di buona unità tra gli ortodossi e questo sarà una grande opportunità per il nostro dialogo. E oggi l'unità tra i cristiani appare ancora più urgente in un contesto internazionale scosso dal terrorismo. Questi fenomeni che abbiamo nel nostro tempo è una sfida per approfondire l'unità perché i cristiani sono le persone molto di più persecutate in tutto il mondo e questa deve essere una grande sfida di ritrovare l'unità tra tutti i cristiani, come ha parlato il Santo Papa Giovanni Paolo II di un ecumenismo dei martiri o come dice il Santo Padre Francesco un ecumenismo delle sofferenze e questa deve essere una sorgente per ritrovare l'unità tra tutti i cristiani.